Buongiorno amici, studenti e persone in vena di sapere. Spero che ve ne siano ancora. Non è una rubrica scientifica, pur facendo parte della nostra collana di lezioni di fisica quantistica. Stavolta non è una. Non è una lezione scientifica, ma è diciamo, un pensiero generale su quello che saranno le prossime lezioni, perché ho intenzione di continuare, certo non tutti i giorni, ma ne farò qualcuna diciamo, nella mia umile disposizione verso di voi e verso chiunque sulla rete voglia collegarsi. Voglio solo dire che cos'è la scienza oggi, cosa ci presenta il pensiero scientifico oggi. Diciamo che dopo l'esplosione di menti eccelse tra fine 800 e inizi del 900, che sono poi proseguite per tanti decenni nel 900, ci troviamo di fronte oggi ad una purtroppo poco interessante bivio in cui da una parte ci sono due strade, da una parte si va verso la scienza controllata dalle aristocrazie finanziarie internazionali, cioè diciamo una scienza più che altro fondata sulla digitalizzazione, sull'informatica, sul progresso degli smartphone, degli iPhone, dei computer, adesso anche quantistici stanno tentando gli americani di costruire, insomma, computer molto più veloci ovviamente di quelli normali, computer che si basano sull'interferenza ottica, sulla trasmissione dei dati attraverso fibre ottiche, quindi velocissimi da una parte all'altra del mondo. E facendo sempre supporto come supporto l'etere ovviamente. E diciamo da una strada porta a questo, cioè alla scienza controllata dal potere economico, dall'altra porta a una scienza che va verso il nulla, proprio il nulla assoluto, con la rinascita di strampalate teorie terrapiattiste oppure una miriade di altre che non sto qui a nominare neppure, una miriade di altre teorie che vogliono in definitiva far morire il progresso scientifico, non certo portare bellezza, cultura e sapere. L'abbiamo visto con la vicenda della pandemia dove è stato tutto fatto per far vendere alle case farmaceutiche un vaccino miracoloso, che miracoloso non era, era solo un vaccino, come abbiamo visto, a messaggero RNA, un vaccino che tra l'altro è in studio da una trentina d'anni, se non sbaglio, e solo adesso è stato testato per combattere non solo il virus che c'è stato nel mondo, ma anche altre patologie gravi che affliggono il sistema sanitario, infarti, malattie cardiache, malattie cardiocircolatorie, malattie oncologiche, i tumori, eccetera, eccetera. Tutto si potrà curare, secondo questa scienza oligarchica, attraverso questo vaccino miracoloso. Che invece io credo, molti credono, e la realtà dei fatti lo prova, non miracoloso affatto è. Non è miracoloso. Come non è miracolosa la scienza per quello che ci propina, per le teorie strampalate che continuano a essere divulgate. Una scienza che tra l'altro nel sistema scolastico italiano non tiene conto affatto della meccanica quantistica. Lo vedo dai miei nipoti che studiano la fisica dell'Ottocento. Cioè il Novecento per il sistema scolastico italiano non c'è mai stato. È una parentesi da cancellare.
Non c'è mai stata la quantistica, la teoria della relatività, i progressi in campo informatico, nella ricerca, niente, non c'è stato nulla. Soltanto l'energia nucleare, per esempio, che è stata scoperta dalla nostra scuola italiana, diciamo, ha posto le basi a Fermi, Majorana e gli altri. E niente, non si vede niente nell'impianto scolastico dei nostri ragazzi. E allora io mi chiedo che cosa è diventata la scienza oggi, un rincorrere le teorie del passato che non sono state più aggiornate e un andare verso il futuro su strade completamente antiscientifiche. E con questo mi fermo qui, traetene voi le conclusioni che vi pare giusto trarre e ci risentiamo prossimamente con un programma ben stilato su cui continuare, cerchiamo di continuare noi a fare scienza, dato che non la vuole fare nessuno più, la scienza ufficiale non esiste, la scienza alternativa è addirittura palliativa, catastrofica e delirante, e allora cerchiamo di riportare la scienza sui binari giusti del sapere. E con questo vi auguro una buonissima giornata e un buon periodo, anche se purtroppo di periodi buoni non se ne vedono più.